Buonasera a tutti quanti, figliuoli. Buonasera a tutti quanti. Come state? Tutto bene? Io mi sto lentamente riprendendo. Sono sempre raffreddato e tappato come poca roba al mondo, ma mi sto lentamente, come potete vedere, riprendendo. È stato un brutto inizio d'anno, non per i live come al solito sono andati benissimo. Mi avete dato tante tante soddisfazioni, ma per la salute, perché cominciare il nuovo anno in preda all'influenza non è mai un'esperienza divertente, tristemente. Stasera, come al solito, siete tantissimi. Ciao a tutti quanti. In grande anticipo Rupan, terzo account Twitch, Gianluigb, Crivizzi, Kitano, Lilituk, che è già pronto con i fazzoletti. Bene, 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 che tra l'altro mi invita da Yoji, ti vuoi unire? Preferisco non uscire di... Anche se amo molto Yoji, che è un ristorante buonissimo, preferisco non uscire di casa, perché sono messo veramente molto molto male. Infatti è tipo 4 giorni che sono a rigirarmi nel letto con la temperatura a 35 gradi per cercare di sconfiggere i virus e non serve a niente. Allora, cosa succede? Succede che quest'oggi... Cosa mi ha portato la Befana? Mi chiede X9Andrew3X. Mi ha portato un sacco di dolciumi che comunque sono troppo tappato per godermi perché non sento gli odori e sento poco anche i sapori. Sei in forma quasi smagliante, mi scrive Tuttini Cock. Buonasera Mori e Triberic, liberato dalla moglie anche stasera. Buonasera Pippo Inzaghi, Stefan, Giovanni Anfuso, Gestalt, Destarnose. Ciao a tutti, ciao Forrius, ciao Siegfried. Buonasera, buonasera, buonasera. Come state? Stasera si fa un gioco bello, un gioco che tristemente non mi permetterà di gestire al meglio la chat perché dovrò per forza usare quella del cellulare. Grazie per il follow Tom Brady 94. Perché? Perché è uno di quei giochi che mi dà qualche problema con la visualizzazione in finestra, quindi per giocarlo devo visualizzare per forza tutto schermo. Ma lo faccio partire subito perché tanto è roba bella da vedere. Andiamo in scena base. Eccolo qua, dovreste vederlo già in sottofondo, ma quando lo farò partire lo vedrete anche animato e sentirete la musica in sottofondo. Ori and the Blind Forest. Ta 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 ta. Cose veramente molto belle. Io spero che si animi tutto come deve animarsi. Dovrebbe funzionare a breve, avrò la constatazione che tutto funziona molto rapidamente. Pare tutto funzionare. Stasera si fa uno dei migliori Metroidvania in circolazione. Perché? Perché a Microsoft si possono dire tante tante cose, poche belle legate a questa generazione di console, perché come sapete è rimasta indietro, ha lanciato la console malissimo, ora sta a meno della metà degli utenti di PlayStation 4, sulle esclusive non ne parliamo neanche, ma non gli si può dire un cazzo sugli indie che ha supportato. Perché? Perché alcuni degli indie migliori mai usciti in questa generazione sono usciti grazie al finanziamento di Microsoft. Uno è Cuphead, e lo conoscete ormai, penso un pochettino tutti, perché fondamentalmente giocato tutti su Twitch, io compreso. Kitano dice: inizio subito la shitstorm dicendo che Hollow Knight è migliore di Ori. Anche secondo me Hollow Knight è migliore di Ori, Kitano, ma sono due Metroidvania estremamente diversi. Ori ha un elemento platform, secondo me, un po' più marcato e punta un po' di più sul lato artistico. Hollow Knight punta un po' di più sull'elemento hardcore di gameplay puro. Comunque adesso lo andiamo a vedere. Facciamo partire il gioco, lo facciamo partire da un empty slot. Ori è comunque un gioco tutt'altro che poco impegnativo. Ori, chi l'ha fatto? L'hanno fatto... Sono due giochi molto differenti, esatto, Marcor. L'ha fatto degli sviluppatori indipendenti, appunto, che però non erano gli ultimi arrivati. Erano tutti veterani provenienti da team abbastanza importanti. Il main animator aveva lavorato su Fable, a Ubisoft e in varie altre parti. Sento in sottofondo le iscrizioni, ma purtroppo non... Le vedrò in ritardo, ragazzi. Le vedrò in ritardo. No, i follow. Linku24 mi barba segue, grazie per il follow. Dicevo... Sono entrambi giochi della Madonna. Questo lo hanno sviluppato in un team di sviluppo che avrebbe la sede in Austria, ma in realtà in Austria c'è soltanto il suo principale fondatore. Scusate per se ogni tanto mi soffio il naso, ma come vi ho detto, sono molto raffreddato. Cosa succede? Ori è un titolo. La musica pregi, fai sentire la musica. Va bene, però devo fermarlo un attimino e alzare leggermente il volume. Aspettate un secondo, aumento. Intanto Oliver95 si è iscritto, grazie mille per l'iscrizione. Alziamo un po' la musica di Ori e riattiviamo.
Alzo anche il mio di volume così lo sento un pochettino meglio. E ripartiamo. Game paused, pressa to resume. Qualcun altro mi ha followato, si è iscritto. Si parte nei panni di questo simpatico cicciotto che sembra un misto tra Totoro e lo spirito nero di della città incantata. Jimmy Petardo mi barba segue, grazie per il follow. Non è neanche un'ispirazione così campata per aria. Perché? Perché gli sviluppatori hanno detto di essersi chiaramente ispirati ai film di Miyazaki. Il gioco è graficamente una delle robe più belle mai fatte in due dimensioni, è meraviglioso, ma c'è il trucco, nel senso che io avevo visto la presentazione alla GDC del lead animator del gioco e lui aveva detto chiaro e tondo, tanto lui trova Ori, che praticamente questa sembra che sia questa entità di luce caduta da una sorta di albero della vita, c'è un background molto favolesco legato a questo gioco. When Naru embraced my light, Ori è la luce di quest'albero praticamente, e Naru è questo cicciotto che lo adotta praticamente. Qualcuno mi ha già fatto una donazione così a cazzo di cane? A inizio proprio live, chi è stato? Adesso vediamo. Sì, è Totoro fuso col fantasma della città di Ka. La Madonna, Saccoccia mi ha dato 20 euro. Siete fin troppo buoni, ragazzi. Saccoccia, poi leggerò il tuo messaggio. Ti ringrazio tantissimo per tutto, come al solito. Tanto follow, tutto spiano. Se non riesco a leggerli tutti, ragazzi, non vogliatemi male. Ma come vi ho detto, non ho il doppio schermo e sto vedendo a tutto schermo. Non hai dignità. No, la dignità ha un prezzo molto basso, Siegfried. comunque devo trovare un'altra scusa del cazzo per farmi dare dei soldi. Guardate quanto è animato bene anche Ori, che è questa creaturina simil gatto. Che però, dicevo, il trucco, svelato dall'animatore principale, è che Ori è in 3D. Lo so che non sembra in 3D, ma sia Ori che Naru sono tridimensionali. Non hanno illuminazione, non hanno shading, hanno praticamente un colore fisso che muta in base ai filtri dello schermo, ma sono animati in tre dimensioni, ed è il motivo per cui sono così incredibilmente fluidi, nonostante si muovano su degli sfondi che potrebbero tranquillamente appartenere a un anime. La musica del gioco è meravigliosa. E qua sono felici loro, vivono la loro vita belli tranquilli, con tutta la frutta del mondo, segnano gli alberi che hanno la frutta e gli alberi che no, vanno in giro a mangiare, eccetera, eccetera, eccetera. Dovresti scrivere donazioni per un doppio schermo, me l'hanno già detto. Qua, ad esempio, non posso andare, vi fa già vedere che tipo per saltare certi ostacoli devo utilizzare delle piattaforme. È una sorta di tutorial, chiaramente voi utilizzate Ori, non utilizzate Naru. Ma anche perché il gioco inizia subito con un momento tristissimo e tragicissimo. E non ci mette un cazzo a pompare al massimo i sentimenti. Poi ha tutte questa musica bellissima, sentite. È tutto veramente molto bello, è veramente tutto molto bello, proprio un gioco molto molto bello. È tutto super poetico, loro sono una bella famigliola felice, stanno bene, nessuno gli rompe i coglioni, graficamente è un gioco meraviglioso, poi ti colpisce veramente al cuore da quanto è bello. E poi a un certo punto Ori viene chiamato dalla luce, mentre ha in mano tipo 28 frutti. Piace molto anche come si svolge la narrazione, che appaiono da questa specie di fiamma nel cielo le parole. E vedete che l'energia della luce chiama Ori, Ori non risponde alla fine della fiera, e l'energia della luce consuma tutte le sue ultime energie, e nel farlo condanna per certi versi la natura del mondo, insomma. Agofilo, buonasera, buonasera Agofilo. Sì, anche qua la musica è fondamentale, Jack Flash. Stanno bene ancora per un po', vedete che già il mondo si fa molto più oscuro e molto più povero di tutto, e c'è Naru e non c'è più frutta, non c'è più niente, le piante sono morte, è tutto secco. Perché la luce aspettava Ori non è mai arrivato perché Naru lo voleva proteggere. Naru trova l'ultimo frutto che c'è, è debolissimo. E il nuovo gioco di Ori è previsto per il 2018, sì.
almeno credo, se preso per il 2018, ci hanno messo 4 anni a fare Ori, quindi il prossimo potrebbe volerci di meno con le risorse aggiuntive o anche di più, perché mi dà l'impressione di essere una roba molto più ambiziosa e graficamente persino più bella. Vedete, lui cerca cibo, cerca piante vive, non trova niente. La situazione è abbastanza disperata. Prova a raccogliere questi frutti e ci rimane. Che requisiti ha la versione PC? Mi chiede Black Cat. Molto molto bassi, molto molto bassi. D'altronde è un gioco bidimensionale per il 90%. Naro gli dice: non ti preoccupare, mangialo tu. Io sto bene, sto bene, sto bene. Sta bene in realtà ben poco. Ori si rende conto che Naro è rimasto ferito. Va a raccogliere gli ultimi frutti. Sì, gira su computer molto molto ovunque. Lilithook, il gioco artisticamente è qualcosa di meraviglioso. Vedete, lui va a portare i frutti a Naru perché dice è debole, portiamogli da mangiare, poverello. Tutte le immagini della loro vita assieme. E quello che vedete in sottofondo è un personaggio in realtà abbastanza importante durante il gioco, lo vedrete poi. Oddio, forse non ci arriviamo, anche perché non giocherò tantissimo. Come al solito, penso di giocare un'oretta, un'oretta e mezza. Ah, è vero che Naru è una lei, scusami, Lilithook. Sì, non gli ho mai dato un sesso, in tutta sincerità. Lui arriva lì e gli dice: ehi, Naru, mangia! E invece Naru è morto. Morta. Salve la freccia blu. Sì, già il gioco inizia con un momento super triste, super disperato, con Ori che poverino non sa che cosa fare, non sa come salvare Naru. Mi bevo del tè, intanto. Buonasera, Mash81. Parte subito con la tristezza infinita. Orfano ancora una volta. Ok, senza ragione per rimanere. Cercando la mia luce, tra l'altro vedete che Ori è ancora indebolito, si tiene lo stomaco, sta per crepare di fame pure lui. Figurati Sal85 Love, piacere mio. Tra l'altro tutta questa scena è interattiva, nel senso che comunque anche le cutscene di questo tipo qua sono giocabili. È molto delicata la narrazione, come ho detto, è una sorta di favola un po' dark ed è secondo me studiata magnificamente. Vedete qua che Ori deve passare tra i rovi, tra le spine. È il prossimo, credo, Kitano che sarà bello almeno quanto Ori. Almeno quanto Ori a livello di gameplay, ma a livello artistico già dal trailer sembra una cosa insuperabile. Come dicevamo, ragazzi, questo a livello di 2D è secondo me uno dei giochi più belli mai fatti in assoluto. E io ve lo dico chiaro, sono un fan enorme dei Vanillaware, che gli si può dire quel cazzo che volete, ma a livello di giochi bidimensionale sono degli artisti incredibili. Ori è l'unico gioco, secondo me, che sta più o meno sullo stesso livello in quanto a bellezza del 2D, in quanto a capacità di sfruttare, di avere un look proprio e una bellezza di quelle proprio memorabili all'interno dei suoi giochi. Perché secondo me, ad esempio, Dragon's Crown
è uno dei più bei giochi 2D mai fatti, così come lo è Muramasa, così come lo era Odin Sphere. Ori è a quel livello lì di bellezza, anche se da un punto di vista completamente diverso. Vedete che sembra che Ori muoia, però in realtà perde conoscenza, risveglia l'albero, risvegliando l'albero risveglia anche se stesso, facendo partire la quest. Qualcuno si è iscritto, intanto sottofondo. Sì, Odin Sphere è meraviglioso artisticamente, sentite la musica che meraviglia. Loco897 mi sembra si è iscritto, grazie per l'iscrizione. E qui parte la vostra quest con Ori rinato e l'albero risvegliato. Ho avuto un'altra donazione così, a cazzo, da chi? Lo vedrò in ritardo come al solito. Peter938, grazie per i 3 euro, Peter, grazie mille. Dicevo, qua comincia la vostra avventura. E vedete che adesso è tutto molto più veloce. Ori si sposta molto più rapidamente, può saltare in giro. E avete dei comandi molto basilari. Potete solo saltare normalmente e tenere premuto A per saltare più in alto. Non avete mosse multiple, ma come vi ho detto, questo è un Metroidvania, ragazzi. Qua adesso non ci potete arrivare, qua su. Cioè, oddio, mi sa che ci potete arrivare se io salto di qua. No, non ci arrivo. Oppure sì. No, di qua non posso salirci, però posso fare così. E no, non ci arrivo, è troppo lontano. Allora dovete andare per forza lì sotto. Come vi dicevo, ci sono dei segreti, tra l'altro. Io ho trovato un piccolo contenitore di spirito qua a sinistra. È un Metroidvania con dei marcati elementi platform, come vi ho detto. Cioè, il gioco è pensato per essere principalmente un gioco a piattaforme. Qua non cadete nell'acqua perché l'acqua è viola e velenosa. Poi la depurerete, ma insomma, ci siamo capiti, non è ancora il momento. Questo è un life shard e vi ridà punti vita. Inizialmente ne avete pochissimi. Sì, anche questo è un gioco che artisticamente non può invecchiare, Black Cat, assolutamente. E questo invece è un Energy Cell. Quando voi ne avete abbastanza potete creare un Soul Link e salvare il gioco. Questo è un sistema di salvataggi molto molto interessante. Perché? Perché voi non avete dei salvataggi fissi in Ori. Dovete accumulare energia per crearvi i checkpoint. Questa cosa può sembrarvi una cazzata. Non lo è per niente perché in Ori si muore molto molto facilmente, soprattutto andando avanti. Il gioco è tutt'altro che una passeggiata. Questo ora lo devo usare per aprire la via. Eccolo qua. Anche i nemici sono animati estremamente bene. Quando ottenete una serie, cioè, come in tutti i Metroidvania, andando avanti ottenete una serie di abilità che vi permettono di arrivare in zone dove prima non potevate semplicemente neanche aspirare di arrivare. Più che lo stile grafico cartoon e l'adesso, lo stile grafico disegnato, cioè quello stilizzato, quello artisticamente ispirato, non conoscete. Sono arrivati i nemici, ma noi adesso abbiamo un attacco. Questi sono i primi nemici del gioco, sono delle specie di strane scimmie. Abbiamo un punto abilità. Questi sono nemici molto basilari da eliminare per il momento, non sono assolutamente preoccupanti, ma più avanti ce ne sono di molto più ostici. E qui abbiamo tutta la mappa di gioco, che è abbastanza massiccia. Qua chiaramente non vedete una mazza, però vedete che la mappa è strutturata un po' alla Metroidvania, un po' più aperta del solito, un po' più particolare del solito, ma noi dobbiamo arrivare lassù. E abbiamo sviluppato, adesso che abbiamo lo sparo, possiamo aprire delle cose che prima non potevamo aprire. Vedete, la mappa è proprio da Metroidvania abbastanza classico. Potete rompere anche queste cose qua e ottenere delle nuove robe. E in più voi potete sviluppare le skills. Non mi ricordo cosa dovevo premere per le skills. Qua c'è la mappa. Ok. Non mi ricordo. Vabbè. Che dovrei avere uno skill point, non vorrei dire una cazzata. Ma non mi ricordo come cazzo lo si apriva la roba delle skill. Vabbè, me lo spiegherà il tutorial poi. Posso. Ah, ok, devo.
Posso aprire l'albero dell'abilità solo nei punti salvataggio, me l'ero dimenticato. Allora, cosa posso prendere come prima abilità? Questo mi fa prendere i pickups dalla distanza. Questo non mi serve a un cazzo per il momento. Shoot 3 flames before recharging. Questo per ora mi può essere utile. Oppure posso riutilizzare i Soul Link e mi abbassa il cooldown dei Soul Link. No, credo che partirò con la Quick Flame, dai. Che sparo tre fiammate prima di dover ricaricare almeno. Adesso posso rompere questa barriera e andare avanti di là. Esatto, chat. Brava chat che si ricordava. Apriamo anche di qua. Sì, so che Magnet è utile, ma non è così indispensabile. Notate che quello stronzo lì mi ha. Tra l'altro è riuscito a danneggiarmi senza troppissime problematiche, nonostante fosse uno degli avversari iniziali. Il gioco non va assolutamente sottovalutato, ragazzi. I nemici attaccano con una certa costanza e fanno del discreto danno. Ori non ha grande resistenza e quindi crepa con una discreta facilità. E di qua abbiamo aperto una nuova strada. Questo è praticamente il fast travel, sono gli spirituel. Potete salvarci, ricaricare la vostra energia e anche utilizzarli per il teletrasporto a tutti gli effetti. Qua sopra non ci posso ancora arrivare, ma ci potete arrivare dopo. E vi apre una zona completamente diversa che è un villaggio molto figo dove vivono quelli come Naru. Quante poppe ci sono in questo gioco? Ben poche, Big Wait. Non è proprio un gioco da amanti delle poppe questo. Questo è un gioco da amanti dell'arte. Siate delicati, siate intelligenti mentre parlate di questo gioco, perché questo è un gioco molto molto bello che merita il vostro assoluto rispetto. Di qua si va e adesso posso andare giù di qua. Ho preso un ability point. Che adesso come adesso non mi serve a molto in realtà. Ma questa la posso spostare, sì. Posso usarla per andare di qui. Boink. E via. Abbiamo raggiunto una porta che però adesso non posso aprire perché devo trovare due keystone per arrivare da quella parte lì. Le keystone sono di sopra. E già vi fa vedere il gioco che è abbastanza platform oriented. Vabbè, che qua devo alzare questo, spostarlo un attimo. Yop, yop, yop. E andare di qua. Eccoci qua. No, caduto come un coglione. Va bene. Guardate com'è animato lui. Che quando cambia direzione all'improvviso fa le piroette. È veramente. Il gioco è veramente di una bellezza rara. Allora, una era qua, ne ho trovata. E l'altra non era di qui, stava dove? Stava dall'altro lato, mi sa. Tipo qua a destra. Mi sono preso del danno, inutilmente. No, è qua sotto. E abbiamo le due keystone. E possiamo andare avanti. Come detto, ho perso la luce, vabbè, sti cazzi. Come detto, è un Metroidvania con dei puzzle Metroidvania, delle fasi platform molto molto avanzate, poca enfasi sul combattimento, molta sulle piattaforme, abbastanza impegnativo, non è assolutamente pensato per giocatori della domenica, specialmente andando avanti il gioco si fa veramente molto ostico, però è, come detto, uno dei giochi più belli da vedere che ci sia in circolazione. Mi avete chiesto di farvi vedere dei Metroidvania belli e io vi faccio vedere giustamente, perché più bello di Ori c'è veramente poca in circolazione. Ci sono Metroidvania, come ho detto, secondo me superiori ad Ori da tanti punti di vista, ma artisticamente c'è poca roba più bella di lui. Allora, io devo andare su dall'alberozzo. Qua vado alle Spirit Caverns. Mi sembra che le Spirit Caverns di poterci andare almeno all'inizio per ottenere qualcosa, ma non mi ricordo, quindi ci voglio provare ad andare lo stesso un pochino. Tra l'altro bisogna stare molto attenti a non crepare, perché se crepate ripartite dall'ultimo checkpoint. Ah, ok, qua devo aprire lo Spirit Gate. No, me ne sbatto il cazzo e vado all'albero. Così comincio l'avventura for real! Tanto posso salvare in qualunque momento. Andiamo all'Hollow Grove, che è dove devo andare realmente. Tatararatao! Qualcuno si è iscritto o mi ha followato. Adesso lo vedrò. Un po' in ritardo, ne approfitto per salvare.
Non ho visto. Porca vacca. Vabbè, mi prendo lo spirit magnet. Te? Chi ti ha detto niente? Maledetto. Vabbè, vado di qua. Intanto spero che si senta tutto, ragazzi, che vada tutto quanto e che si veda tutto bene. Sì, è localizzato, ma io, come vi dico sempre, ragazzi, gioco quasi tutto in inglese, non perché voglio fare l'elitario di sto cazzo. Sono una parte giusta. Volevo andare lì sopra, ma mi sa che non ci devo arrivare da qua, mi sa che ci devo arrivare giù da là. Perché da qua chiaramente non ci posso andare. Chiaramente, come tutti i Metroidvania, se state andando nella direzione sbagliata, il gioco non ci mette né uno né due a farvelo capire, semplicemente impedendovi di andare avanti. Quindi credo di dover andare alle Spirit Caverns a questo punto. No, lì c'è un Soul Link. Esattamente. Allora andiamo ad aprire anche questa cosa qua. Ahia, ho preso delle botte. Sarei volentieri risparmiato. Scusa, vorrei inserirlo qua. Ragazzi, l'ho giocato tanto tanto tempo fa e non mi ricordo assolutamente dove devo andare perché, quindi come al solito, se dovessi perdermi, non vogliatemi male, ma non ho tutta sta memoria. Sono vecchio, stanco e c'ho i miei problemi neuronali. Allora, tac. Sì, forse devo fare tutto il giro di qua a sinistra, così. Preso del danno ancora. No, 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 no. Sì, mi sa che devo salire su di qua. Se quei cosi vi pigliano, sono cazzacci vostri. Vecchio, stanco e barbuto, mi scrivono in chat, giustamente. No, non posso andarci quassù perché non ho il doppio salto. Quindi non è qui che devo andare. Dove cazzo dovevo andare? Come si raggiungerà il braccio? Forse devo andare su in là a sinistra? Ma vatti a ricordare le strade dei Metroidvania, chi se lo ricorda. Proviamo su di là a sinistra. No, non cambio il colore della barba in base ai sub, ragazzi, mi dispiace. Non sono così stiloso. Forse devo aprire la porta? Sì, devo aprire la porta, però dove cazzo stanno i... Non posso aprirla, ho bisogno dei due divisori, dividendi, dividendi. Dove saranno? Saranno qua sotto, qua a destra, sicuramente. Queste luci le prendiamo. Vediamo il Soul Link. Forse qua sotto a destra stanno. Salviamo. Sì, qua c'è qualcosa, almeno. Allora, this is a map stone. Bla 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 bla. Devo trovare il frammento della mappa per ripararlo. Qua intanto c'è uno dei frammenti che mi serve per aprire la porta. Però vai a trovare il frammento della mappa. C'è una strada giù. C'è una strada giù. Allora. Ah, giù di qua. Va bene. Sì, prima volevo esplorare gli altri pezzi, ragazzi. Non vogliatemene a male. Allora. Boom! Ho acquisito un ability point. Nel farlo ho fatto un'esplosione di quelle veramente spettacolose. Tacchete, tacchete, tacchete. Recuperiamo punti vita a go go. Andiamo avanti di qua. Eccoci qua. Ah, ok. Questi sono gli alberi delle abilità, ragazzi. Quando li trovate, Ori acquisisce nuovi poteri, che sono quelli che vi dicevo. Vi permettono di andare avanti nella mappa in posti dove prima non potreste andare. Sono gli alberi ancestrali. Questa è la luce di Phil. E l'assorbite tipo Highlander e prendete i poteri. Abbiamo il wall jump e adesso dovremmo poter andare là dove eravamo bloccati teoricamente. Però qua è più comodo fare così per il momento. Abbiamo un energy cell che è molto più comoda.
Adesso che posso, che ho il wall jump, la vita è sicuramente molto più serena. Allora posso andare su di qua, saltellare sul muretto. Aia, mi sono fatto del male, inutilmente, tra l'altro. Questo prima non me lo ricordavo, ma va bene, uguale. Boing. Ritorniamo su. Guardate che bella anche l'animazione della scalata a muro. Com'è fatta bene. Cioè, non è lasciato nulla al caso in questo gioco. È proprio artisticamente una cosa meravigliosa. Poi dicevo, non è che è da sottovalutare a livello di gameplay. Perché sarà anche vero che a livello di combat system, cioè, non ha un combat system, non ha una variazione delle armi. Ha soltanto questo sparo dalla distanza che non è niente di spettacolare, ma a livello di platforming ha alcune sessioni che sono veramente brillanti. Allora, qua mi sa che devo. Adesso posso salire di sopra, praticamente. Soul Link is ready. Va bene. Allora. Cazzo vuoi te? Chi ti ha detto niente? Vai via. Teoricamente posso salire di qua. No, non posso andare lo stesso. Sì, posso andarci. Allora, intanto salvo qua. Non si sa mai. No, perché qua non ci posso saltare. Quindi sono bloccato lo stesso. Quindi di qua non posso andare. Va bene, andiamo avanti di qui. Devo trovare l'altro. Perché ho soltanto un pezzettino, quindi devo andare giù per forza e trovare l'altro pezzo, che mi sa che sta giù di qua. Sì, dovevo rigiocarmi almeno la prima ora. Allora. Ci sono anche i boss. Per modo di dire, Rupan, nel senso che. Cioè, ci sono delle cose equiparabili a delle boss fight. Top. Mettiamola così, però non sono propriamente delle boss fight. Comunque andiamo a sinistra perché mi sa che devo tornare là dove c'erano i cosi roteanti che mi potevano fare tanto tanto male. Io. Eccoci qua. Malissimo. Bene, molto bene. Sto prendendo danni come un coglione. Preferirei evitare di morire. Esatto, perché io adesso qua posso andarci. Tu sei morto. E direi che è un buon momento per salvare. E qua iniziano le fasi platform, quelle simpatia. Adesso io posso saltare su di qua. La cosa migliore è che io devo spostare questo qua e stare attento perché torna indietro la bastarda. Quindi se sbaglio muoio, come vedete. Però riparto dal checkpoint che ho fatto. Quindi posso continuare finché non ce la faccio. Chiaramente dovevo calcolare un pochettino meglio il tempo. Non è così difficile perché in realtà non è che vi danneggia se lo piazzate giusto. Basta aspettare che arrivino dove devono arrivare. Appena si muove questo, vi spostate e andate avanti. Questa è ancora una fase molto molto semplice, ragazzi. Dopo il gioco si fa immensamente più stronzo. Ma proprio tanto, eh. Ci sono dei pezzi che si rifanno un discreto bastardo quantitativo di volte. Beh, è meglio che ci vado. Lo prendo, grazie. Non ho preso danno qua? Vabbè, qua posso aprire, se non erro, una scorciatoia. No, semplicemente spostare giù quello per arrivare dall'altro lato, va bene. Che però dovrei poter fare anche così. Esattamente. E ho la roba della mappa che mi conviene prendere. Adesso posso tornare lì sopra. Dove cazzo stava la roba della mappa? Ah, non me lo segnalava. Era di sotto o a destra? Mi sembra a destra. Vado a destra. Mi sembra sotto a destra. Esattamente. E adesso ce l'ho. Bam. Le sezioni di fuga sono molto molto balorde. E adesso abbiamo la mappa completa che ci fa vedere dove cazzo dobbiamo andare per andare a sto maledetto albero, che non è neanche vicinissimo. I dungeon sono abbastanza infami, assolutamente sì. Sì,
Sì, ragazzi, questo non è un Metroidvania incentrato sul loot, sui combattimenti. Oddio, sul loot non lo è neanche Hollow Knight, però Hollow Knight è molto costruito attorno alle boss fight. Ori no, Ori è più costruito attorno, vabbè, a parte l'art direction che stiamo dicendo chiaramente delle ovvietà, visto che punta quasi tutto sull'art direction, ma in particolare sul platforming, come vi dicevo. È un gioco dove si salta. E l'agilità del protagonista è proprio il fondamentale delle meccaniche, non è che ci sia molto da girare attorno. Se l'attacco l'hanno messo così basilare è proprio perché volevano che il giocatore si concentrasse al 90% sulla mobilità, sul fatto di poter andare in giro un po' come cazzo volevate. Stasera siete un po' meno del solito, siete solo 110. Sono tristo, il sabato sera avete deciso di uscire con gli amici invece che stare qua con me. È una cosa che in realtà capisco, sarei uscito anch'io a bermi una birra, ragazzi, ma sono malato e dolorante, quindi ho evitato. Oddio, il live l'avrei fatto lo stesso, chiaramente, però capite che quando si è malandati come lo sono io, andare fuori con meno 2 gradi non è la mossa più furba. Queste simpaticissime piante che sparano le fiammate dal bucio del culo sono sempre una gioia. Allora, qua intanto prendiamo il Rekindle. Sì, poi prenderò anche il potenziamento della Spirit Flame. No! Simpatiche piantine esplosive. Ah, no, no, perché? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Voglio che salti. Se sono morto subito come un coglione. Allora, perché non sei saltato sopra la pianta e devi... Ah, Dio mio! Così! Non ci voleva molto. Avevo premuto anche prima. Vabbè, sti cazzi. Fucking. Qua c'è un segreto. Me lo ricordavo. Però non... adesso mi sa che non lo potete aprire. No. Non ho abbastanza energy cell per aprire quel segreto. Comunque, vabbè, ve l'ho fatto vedere già che c'ero. Ci sono un po' di zone segrete nel gioco, ragazzi, non me le ricordo, come ho detto, non mi ricordavo neanche come andare su dall'albero, figuratevi se mi ricordo dove cazzo stanno le zone segrete, ma diciamo che il gioco è pienissimo di segreti e non va assolutamente sottovalutato a livello di complexity. Ah, la 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 la, non ti avevo visto. E devo ripartire ancora da qua, è tutto molto bello. Facevo bene a salvare prima. Questa fase mi sta un po' sul cazzo. Avanti, avanti, avanti. Come vi dicevo, io sto giocando di merda. E sono anche febbricitante, quindi userò questa scusa. Sto male! Non è che sono scarso, ragazzi, è che sto male. Salviamo qua. Ma non è che Ori sia proprio il più resistente dei protagonisti. E la conseguenza diretta è che si pigliano un po' di schiaffi. Qua posso saltare di qua ed evitarle così. Esattamente. E adesso posso aprire sta Spirit Gate e andare avanti. Ah, come due? E cosa di cazzo mi mancano? Dove sono le altre? Scusami. Dove minchia sono le altre? Ah, qua sotto. Che meraviglia. Grazie. Meno male che l'ho scoperto. Qua ce n'è una. E l'altra? Dove si suppone sia l'ultima fottuta tabletta? Fammi risalvare. Dove cazzo sta? Forse qua? Sì, sta lì, maledetta. Aspettiamo che spara quel coglione. Ok, salta, 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 salta. E poi giù di qua. Olè! Tac, tac. E torniamo di qui. Adesso posso aprire la roba. Abbiamo beccato l'alberozzo. Posso andare qua a sinistra, tra l'altro, e sbattermi nel cazzo, ma non posso aprire ancora questo pezzo. Quindi si va dall'alberozzo e ci si arraggioia così. Guardate che meraviglia gli sfondi di questo gioco. Che meraviglia. The Monitor, finisco Ori, apro lo stream e trovo Pregianza che lo gioca. Esatto, The Monitor, io ho i poteri. Come now and hear our story. It was the night of the light ceremony. E qua c'è la cutscene. Chiamai Ori, ma il mio figliolo non arrivò mai. Ne ha i fratelli, Ori, eh?
No, PE410 app, non farò PvP su Dark Souls 3. E arriva Kuro, che sembra il cattivo del gioco, e in realtà la cattiva. Sì, si può selezionare la difficoltà, Zero Frag. Ci sono quattro difficoltà diverse, però le sezioni platform rimangono sempre ostiche uguali. Kuro è incazzata nera. E io mi rinfresco. Anche questa scena è molto molto figa. E Kuro si porta via la luce, facendo un casino incredibile. E ripeto, inizialmente Kuro sembra la malvagità in persona, la cattiva del gioco. Si scopre poi che non è proprio così. Sì, Gianluca JB, questo gioco artisticamente è meraviglioso, è una roba di una bellezza allucinante. Allora, vi spiegano che praticamente l'albero degli spiriti sosteneva i tre elementi della luce, che erano quelli che mantenevano l'equilibrio nel mondo di Nibel. Qua c'è l'elemento dell'acqua, sopra l'albero il ghinzo. Poi c'è l'elemento del vento, esatto, nelle rovine di Forlorn, e poi mi sa l'elemento del fuoco? No, del calore, vabbè, sotto il fuoco del Monte Oru. Per far tornare il mondo alla normalità, dove bisogna riaccendere tutte le luci degli elementi, praticamente. Bisogna andare sopra i covi dei ragni come primo obiettivo nel Jinso Tree, perché la prima cosa da fare è depurare le acque. Voi siete qua e dovete andare là. Notate che è bello grossino il mondo di gioco. Non è un gioco lunghissimo in realtà, eh? Non è uno dei Metroidvania più longevi e ostici che abbia mai giocato a livello di longevità, però non è un gioco corto, ragazzi. Metroidvania corti ce ne sono pochini. New objective, find the Ginsu Tree. Non mi ricordo se posso andarci qua da destra, mi sembra di no, mi sembra di dover ritornare di sotto. Hollow Grove, no, forse devo andare di qua. Qua lo posso rompere solo con un potere speciale, che è tipo il pestone. Grazie per il follow o l'iscrizione, chiunque tu sia, ti vedrò poi. Come al solito, ragazzi, quando devo giocare una roba full screen non vedo. Ah! Però questo lo potevo aprire anche con questo fantastico metodo qua, Sky in Oro, perché se fate fare il pestone al nemico lo aprite lo stesso. Io qua sopra posso salire in realtà, ma poi qua su non ci posso più andare, e l'unico modo che ho per avanzare, pertanto, era rompere questa roba qua. Allora, di qua posso fare questa manovra qua. Vedete che c'è già del platforming abbastanza complesso, se non ci state attenti. Tipo io posso andare di qua, saltare di... Ah, no, no. Adesso lo si poteva rompere? Sì. Sì, ma non con la mia potenza attuale. Ancora una volta, ragazzi, se non vedo il follow o l'iscrizione mi dispiace, ma... Allora, dovrei andare di qua, tac, tac. Questo è un bel cristallone che mi fa del bel comodo. E qua dovrei poter aprire esattamente la strada verso di sopra. Sto andando alla parte giusta, boh, può essere, sarcazzo. Tanto non giocherò ancora molto Ori, ragazzi, si parla di altri 15 minuti al massimo. Qua giù non posso aprire un cazzo. Quindi andiamo di sopra, visto che ho aperto la strada. Il tempio dell'acqua, è vero. No, non credo sia ispirato al tempio dell'acqua, Lilithuk, l'albero Ginso, per un semplicissimo motivo. Il tempio dell'acqua era una merda. Quasi tutti i water level di tutti gli Zelda sono gli unici livelli veramente brutti di quasi tutti gli Zelda in cui hanno presenziato. Questo è un nemico un po' più ostico, nel normale. Però è morto. Ah, per cazzo si divideva. Vabbè, ho spaccato tutto con l'ability point. Quindi mi è andata di culo in realtà lo stesso. Minchia, quanti cazzo di quei cose li rimangono? Ma che palle, pensavo di averli finiti. Ok. E torniamo di qua. Salviamo. Di là non posso salire.
ma ci sono ancora i resti di quel coso là. Pensate quanto cazzo sono permanenti sti cosi. C'è un altro sul link ready se voglio. Tutto questo l'ho fatto per non assolutamente un cazzo, perché di qua non posso aprire niente perché non ho l'abilità esplosiva. Molto bravo Aligi, bravo, complimenti. Potevi calcolartela sinceramente molto meglio. Vabbè, intanto vi ho fatto vedere questo pezzettino qua laterale, ci poteva anche stare. E già che ci sono, potenzio anche la fiamma. Ma non era infame solo il water level di Ocarina of Time? Cioè quasi tutti i water level sono da sempre dei livelli abbastanza del cazzo. Allora, mi sa che per arrivare su di lì io devo andare lì a destra di lì. Mi conviene paradossalmente teletrasportarmi fuori dal cazzo? Potrebbe essere. Potrebbe essere, sì. Quindi vabbè, cerchiamo di tornare al... Save our game e warpiamoci di qua. Warpiamoci ai Sunken Glades. Rimetti Getting Over It e vedi i viewer come si alzano. No grazie tutti Nicoc, vi preferisco in 100 ma buoni. Getting Over It non lo voglio giocare for a bit. Qua si va al verso un posto familiare, appunto. Però non è qua che volevo andare, ma già che ci sono ne approfitto per andare nel villaggio dei Naru. Di Naru. Praticamente la razza di Naru stava in questo posto qua, in quel villaggio qua. Erano tutti pucciosi e pelosi. Notare però che si trattava di una razza d'ombra. Laddove Ori invece è proprio l'incarnazione della luce. Questo tema del contrasto luce e ombra, che è un po' campato per aria, in realtà pervade tutto il gioco. E di qua, se non sbaglio, c'è l'oscurità e non potete fare un cazzo. Cioè, non vedete un cazzo. Ed è un livello molto molto figo, perché è tutto così, è tutto buio e non vedete una minchia. C'è la possibilità di esplorarlo, almeno in parte. O forse addirittura tutto già qua, Blackroot Burrows, non mi ricordo, ed è tutto a enigmi però, e mi sembra che sia realmente esplorabile solo quando ottenete almeno un paio di altre abilità, quindi adesso come adesso star qua è purtroppo solo una perdita di tempo. Però è per farvi vedere la diversificazione delle ambientazioni, sono diversissime tra loro, estremamente, estremamente ispirate artisticamente tutte quante, e molto molto particolari. Qua posso tornare di sopra e andare verso destra. Ripeto, come in tutti i Metroidvania, non è sempre automaticissimo orientarsi. Guardate che bello, con l'albero in lontananza e i fiori nel posto dove è caduto Ori. No, di qua non posso andare. Dove cazzo dovevo andare per il Ginsu 3? Ma sai che non mi ricordo più una minchia di sto gioco. Dovevo star di qua veramente? Ma boh. Oh ragazzi, non mi ricordo un cazzo di niente di Ori. Non mi ricordo un cazzo di niente. E sì che l'ho finito, ma non me lo ricordo per niente. Sono proprio nel vuoto. Non è neanche una questione di influenza, qua è proprio la mia memoria che fa cilecca. Poi per carità, questi sono giochi che poi a forza di esplorare la strada che devi trovare la trovi. Non è che ci sia molto da girarci attorno. Però ero convinto fosse di qua e invece no. E invece no, ero nel posto giusto prima. Torna all'albero centrale, poi vai a destra. Sì, sono tornato all'inizio. Non mi ricordo neanche più dove cazzo stava il teletrasporto, peraltro. Forse giù di sì, giù di lì. Torniamo al teletrasporto. Ripeto, già 50 minuti che gioco, non continuerò ancora a lungo, però volevo arrivare almeno al Ginsu 3, e invece niente, probabilmente non ci arriverò, perché come vi dicevo, sono rincoglionito, stanco, e quando ho anche la febbra,
Queste due caratteristiche si moltiplicano esponenzialmente, ma sono comunque contento perché vi ho fatto vedere un bel Metroidvania. E i Metroidvania sono tra i miei generi preferiti, in assoluto, sono tra i miei giochi preferiti, partendo da Super Metroid, che più che un Metroidvania è l'iniziatore proprio dei Metroid-like, che sono una cosa diversa dai Metroidvania, perché i giochi alla Metroid puri sono un po' differenti. Ciao, terzo account Twitch GG, dannata influenza, mi scrive giustamente nei Chrome Davengers. Allora, sì, devo andare giù qua a destra per forza. Devo capire esattamente dove cazzo devo andare. C'è sicuramente il modo. Qua avevo già abbassato il coso. Stavolta li esplodo tutti perché. Una volta coglione sì, ma due volte no. Quassù non ci posso salire. Perché c'è questo coso qua che mi blocca. E ci sono i corvi che tra l'altro sono un nemico abbastanza ostico che si incontra più avanti. Vedete che quando li esplodete sti cosi si dividono in mille pezzi che poi esplodono a loro volta. Sono proprio allegri e simpatici così. Cosa cazzo dovevo fare qua? Non posso scendere qua giù? Non mi ricordo più. Più giù c'è uno Spirit Tree. Mi manca uno Spirit Tree. Sarà lì in basso a sinistra dove non sono andato e mi darà probabilmente l'abilità esplosiva, che è quella che mi permette di aprire sto cazzo di muro, quasi sicuramente. Probabilmente qua in basso a sinistra, ragazzi, eh. Che ripeto, se in un Metroidvania non trovate la strada e non capite cosa cazzo dovete fare, infatti era qua. Che cretino. O Strong and Courageous, chiaramente questo mi dà l'esplosione. Infatti. Che ne pensi di Momodora? L'ho solo provato, Gestalt. L'ho provato e non so dirti quale sia il livello generale, ma mi sembra un gioco molto incentrato sulle battaglie e molto poco su tutto il resto. Molto molto carino, ma mi sembra un gioco molto meno ispirato barra di qualità rispetto a roba come Ori, rispetto a roba come Hollow Knight, rispetto a roba come Symphony of the Night. Qua devo andarci adesso, giustamente, quindi rifacciamo tutta la strada un'altra volta. Ricordatevi che una delle caratteristiche dei Metroidvania, oltre appunto ad essere giochi molto variegati, con elementi platform molto marcati, elementi di sviluppo del personaggio, quindi GDR, una ricerca quasi maniacale della mappa perfetta, perché nei Metroidvania la struttura della mappa è veramente l'anima. Nella maggior parte dei casi, la struttura e la complessità della mappa è l'anima di un Metroidvania. La qualità di un Metroidvania dipende in larghissima parte proprio dalla qualità della sua mappa. C'è anche tantissimo backtracking proprio per questo motivo qua, perché mappe complesse vi costringono a riesplorare zone precedentemente già viste per sfruttare al massimo il level design bidimensionale di una location. Abbiamo ammazzato tutto. Qualcuno mi ha fatto una donazione. Grazie per la donazione. Bam. Chi mi ha fatto la donazione? Non lo so, però è apparsa una cosa di Jackie Chan. Giuseppe Rapponi ha dato 5 euro al Barba Impero. Grazie mille, Giuseppe Rapponi, per la gentile donation. Comunque, ho salvato sul link is ready. Salviamo, andiamo avanti. Ancora un pochino. E tac, siamo nella zona dei ragni. Qua dobbiamo liberare sto coso farloccone da questa grossa ragnatela, che come capite vi porterà ben presto a qualcosa di altrettanto grosso e ragnateloso. Toh, mettiamola così. Qua non posso aprire una minchia, però sulla ragnatela ci posso andare. Questo coso qua lo posso usare come supporto per salire. Non potete neanche abusare, tra l'altro, di questa roba qua. Perché se lo fate, il gioco non ve lo perdona, cioè non avete abbastanza energia. Allora, per arrivare di lì devo fare così. Wow! E poi wow! Bam! Punti vita. You found a life cell. Grazie. Prego, grazie. Scusi, no. Yo! Bam!
Saltello perfetto. Wow, no, questo non era perfetto per un cazzo invece. Ta-ta-da. E anche questo era perfetto per un cazzo. Ta-ra-ra. Stavolta saltello mediamente perfetto. Ok, salta su. Qua posso far crollare quella roba qua, ma non ho l'energia per farlo. Devo prenderla e me la prendo qua su. Con forza e coraggio. Spam! È andato giù. E posso usarlo come supporto adesso. Tac! E vedete che c'è qualcosa che si muove nello sfondo? Quello lì, come vi dicevo, è un personaggio abbastanza importante all'interno del gioco, che ha un ruolo significativo, specialmente adesso in questa zona dell'acqua velenosa. Questi cosi qua sono fastidiosissimi, ma fanno molto ridere, perché tra le abilità del gioco, noi non arriveremo probabilmente ad acquisirla, ma una delle abilità del gioco è fighissima e permette a Ori di utilizzare le fonti di energia in movimento come una sorta di trampolino e di rimandarle indietro. Al contrario della direzione verso cui viene spinto. Cioè praticamente se arriva un proiettile verso Ori, Ori può caricare verso quel proiettile, usarlo per darsi la spinta in aria, e il proiettile si sposta nella direzione opposta a dove vi siete spinti voi. È una cosa che, oltre a servirvi tantissimo in certe fasi platform, perché è una sorta di super scatto guidato con l'appiglio che potete fare soltanto in determinate zone, è una cosa che vi permette di rimandare i proiettili indietro ai nemici, e quei ragni qua e molti degli avversari che hanno i proiettili li potete ammazzare così. È molto molto figo. Bam, creating a soul link restores one cell. Intanto qua, stack, salviamo. Preciso platforming. Solo che finché non avete quell'abilità lì, chiaramente sono un po' un dito al culo. Porca vacca. Non morite subito quando cadete nel veleno, però vedete che sto messo già molto molto male. Ok, sono arrivato di qua. Credo sia una buona idea salvare, anche se mi sta arrivando un proiettile in faccia. Ecco, qua inizia la roba un po' più incattivita. No, perché? Perché mi sono andato a fare del male a cazzo di cane da solo? Questo è abbastanza ostico, sbaglio, sì. Questo vi lanciava le granate, tipo. Allora, anche qua c'è... Ok, qua ho preso un sacco di exp. Ce l'ho? No, non ce l'ho. Giustamente, non ce l'ho. E allora si va di sopra. Però qua ci dovrebbe essere... Esattamente, una zona segreta che però non posso aprire, o sbaglio? No, perché devo farci il pestone sopra. Va bene. Mi prude il naso. Sono bellissimi anche gli effetti particellari, ragazzi. Sono proprio belli anche gli effetti particellari. Mi sono danneggiato come un coglione. E posso andare giù di qua? Sì, posso andare giù di qua. Prendere il frammento della mappa e andare a sbloccare quella mappa. Ah, tu cosa cazzo vuoi qua? Chi ti ha detto niente? Eccoci qua. Vedete, è un gioco molto molto complicato. Molto molto complicato. Ho visto il trailer dei Draghi Anziani di Monster Hunter World Jarlujb ed è meraviglioso, assolutamente meraviglioso. Buonasera Leonix. Sì sì sì, in questa gen abbiamo assistito. Ecco qua finalmente una mappa abbastanza completa che mi mostra dove devo andare per arrivare al Gensu 3. Dicevo, non abbiamo assistito sì un po' alla nascita alla rinascita di Metroidvania in questa gen. Già il fatto che sia arrivata roba come Ori, come Valdis Story, che è poco conosciuto ma è un altro giochino molto molto bello dello stesso, della stessa tipologia, o come Guacamelee, di cui tra l'altro deve arrivare anche il sequel, che è un altro Metroidvania bellissimo. Hollow Knight, l'ho già detto, sicuramente. Lascia veramente ben sperare per il futuro del genere. Cioè, Metroidvania ne sono usciti tanti e tanto belli in questo periodo. Poi c'era anche quello che era estremamente simile proprio a Metroid. Come cazzo si chiamava?
Quello che è uscito recentemente anche per Switch. Che quello era Metroid e basta, cioè non aveva quasi la parte Vania. Cazzo, chat, te lo ricordi sicuramente, chat. Dimmelo, chat. Anche Dead Cells sembra un ottimo gioco, però al momento è in early access. Io l'ho solo provato un'oretta e quindi non ti so dire quale sia la qualità complessiva. Axiom Verge. Bravi, bravi Loenix e The Monitor. Axiom Verge è un altro gioco molto molto bello. Che bello avere la chat che si ricorda le cose ed è preparata. Comunque, è un'ora che sto giocando, ragazzi. Ori ve l'ho fatto vedere. Vi è piaciuto? So che vi è piaciuto perché avete buon gusto come me, se no non mi seguireste. Quindi posso bloccare Ori, tornare alla mia facciaccia di minchia e ascoltarvi un pochettino. No! È passata la solita oretta, ragazzi. Lo sapete che io di solito streamo per un'oretta. Ancora 2 orette, sì. Così muoio. La parte Vania, l'Oenix, è quella che ha aggiunto Castlevania, cioè Symphony of the Night. Si parlerebbe, insomma, di boss fight. Oddio, le boss fighter c'erano anche in Metroid. In realtà, la parte Vania è la parte GDR, cioè lo sviluppo del personaggio legato al loot e alle armi e cose varie. Poi chiaramente tutti sono stati riaggruppati nel genere Metroidvania. Metroid ha posto le basi, Symphony of the Night le ha ampliate aggiungendoci anche un loot system e degli elementi GDR più marcati. La parte Vania è quella GDR, insomma. Sta tutta lì, è proprio l'elemento gioco di ruolo, laddove invece Metroid era un action platform che aveva un elemento di sviluppo del personaggio, ma era legato solo ai poteri che ti permettevano poi di andare in giro meglio per la mappa, a tutti gli effetti. Almeno attendi il salire a raffica del death counter nella corsa per uscire dall'albero Jinso. Sì, ma ci vuole un po' per arrivare all'albero Jinso, Omni Slash. Lo so che mi vorreste vedere andare avanti, ma come vi dicevo, ragazzi, queste live qua, che sono live brevi, comunque non le faccio andare avanti tantissimo. Anche perché poi vi annoiate anche voi se state a vedermi 2 ore o 3 ore, vi rompete i coglioni. Magari farò delle live lunghe più avanti, ma per ora mi dovete godere così, come un programma televisivo da un'oretta a sera. Tra l'altro, essendo io malato, non ho neanche grandissima resistenza tutte le sere. Appena mi riprenderò, magari andrò avanti un po' di più. Ah, oddio. Che sete, sono completamente devastato. Sono senza liquidi perché tra il sudare per l'influenza e il soffiarmi continuamente il naso, l'idratazione se ne va molto rapidamente. Grandi aspettative su Metroid Prime anch'io, Necron Dungeons, senza ombra di dubbio. Spero anch'io non facciano cazzate, ma ho dei grossi motivi per essere fiducioso, perché comunque Nintendo ne ha fatte ben poche di cazzate in questo periodo. Quella in bottiglia è birra doppio malto, sì, assolutamente sì. È tè alla birra doppio malto. Certo, Bregi, sei un influencer. Sì, sono proprio un influencer in questo periodo, ti posso dire la verità. Non credo che sarà simile ai precedenti Metroid Prime 4, Dario d'Alba. Credo che vorranno fare per forza qualcosa di nuovo, ma non mi chiedere cosa perché veramente nessuno sa niente su quel gioco. Che ne pensi della trama dei primi tre Halo? Mi chiede Brillissimo. Ma aveva degli alti e bassi. Era una trama molto semplice da seguire, ma era un background molto molto figo su cui basarsi. E secondo me scorreva meglio di quella mezza boiata che hanno fatto poi con gli Halo successivi. Ad Erem è una di queste boiate. Sì, ma Ad Erem era del Team Ninja Necron Dungeons, non era neanche di Nintendo. Senza supervisione né un cazzo. Ad Erem era scritto dal Team Ninja che non ha mai saputo scrivere una storia neanche per errore. Ed era più un action fatto un po' a cazzo di cane. Allora, vi spiego intanto cosa faremo nei prossimi giorni. Allora, nei prossimi giorni devo ancora decidere le live. Domani credo che farò ancora una liveettina. Non so se farla pomeridiana o cosa. Magari la faccio alle 5 domani, tranquillo. Ce la facciamo in poca gente. Non facciamo le 200 persone che faccio di solito la sera con i giochi molto richiesti. E non faccio le 100 che faccio alla sera. Di norma 100-150, faremo 70-80 persone, ma che cazzo se ne frega. Anche meno, alle 5 belli tranquilli. Magari ci giochiamo qualcosina domani pomeriggio. Poi farò un live martedì su multiplayer.it, un retro live. Non vi so dire cosa farò. Probabilmente un JRPG. Pensavo di portare addirittura Xenogears, ma ci sto pensando. Voglio
Lili Tuca alle 17 al treno per Roma. Meglio mi vedi in streaming dal treno che magari c'è la wifi se prendi il freccia bianca o il freccia rossa. Pensavo di fare. Come cazzo si chiamava? Infinite. Non è Infinite Crisis, è Incredible Crisis per PlayStation, che è uno dei giochi giapponesi più fuori di testa e ridicoli della storia. Rogue Galaxy è un po' troppo lungo, Gestalt da portare, eccetera, eccetera. Una mail bombing al Valentini mai. Va bene. E poi non so esattamente cosa portare domani. Italo blocca siti come Twitch e YouTube. Che brutta roba. Vabbè, c'è sempre il roaming eventualmente. No, 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 no. Infinite Crisis è un gioco de. Sì, è un gioco della DC addirittura, no? Ma si chiama tipo. Vabbè, qualcosa Crisis ed è un gioco ridicolissimo della PlayStation. Lo troverò. Ma è un gioco tutto a QTE in realtà. Ma vi assicuro che fa riderissimo e secondo me vale la pena giocarlo. Miglior action della scorsa generazione? Secondo me. Oddio, della scorsa generazione. Bayonetta 2 tutta la vita. Action. Non li considero neanche action. Oddio, Vanquish già più action, sì, però sono degli sparatutto in terza persona. Vanquish e Gears of War, brevissimo. Allora, quindi domani alle 5 facciamo qualcosa, non so ancora cosa, deciderò. Valentino Pregianza, chiaramente Pregianza da The Goblin. La risposta dovrebbe essere scontata. Anzi, mi sento molto offeso. Non ho Asura's Wrath, Marco, quindi non lo posso fare, anche perché ho dato via la mia PS3. Shadows of the Damned uguale, Gestalt non ce l'ho, quindi non avendo più la PS3 ci sono molti giochi che non posso fare. Non so cosa farò domani, mi farò qualcosina di tranquillo, valuterò. Vedrò io che cazzo fare, deciderò che cosa fare. Vi posso dire con certezza però che il 14 riparte la beta di Dragon Ball FighterZ. Con, mi sa, il roster completo addirittura, e quindi lì ci si può fare una live. Il 19 c'è la seconda beta di Monster Hunter World. E la seconda beta di Monster Hunter World ha il Nergigante, che è tipo uno degli Elder Dragon del gioco, da ammazzare in 15 minuti. Sarà praticamente impossibile farlo, però ci proveremo con la gente della chat a fare quella caccia terrificante in quattro persone. E poi non so che altro dire, dovrebbe essere abbastanza completo come piano dei live, perché poi per il resto, come ben sapete, faccio sempre tutto un po' a cazzo di cane, nel senso che come mi va va e come va va. Cioè se mi viene da far qualcosa bene, se no non faccio magari roba già giocata. Non so cosa potrei fare. Comunque domani vi farò vedere qualche giochino, deciderò all'ultimo momento come fare. Come al solito. Per quanto riguarda stasera, spero che vi siate divertiti con Ori e che chi non lo conosceva lo abbia scoperto e chi già lo conosceva lo abbia riapprezzato un'altra volta. Grazie come al solito per le tante donazioni che sono come sempre troppe. Grazie per l'abbonamento Fatboy Lazy. Fatboy is Lazy. Prato Fiorito, sicuramente, sì. E niente, grazie ancora per essere stati con me. Passate un buon sabato sera, so che lo farete. Perché siete barbari e quindi avete tutto il potenziale per passare un ottimo sabato sera. Scusate per il mio stato fisico e mentale, ma come ben sapete sono influenzato. E voglio sperare che nei prossimi 2 giorni mi riprenderò perché ne ho un po' pieni i coglioni. Perché ho incominciato il 2018 malato, sto continuandolo malato e non ne posso veramente più di essere malato perché sono massacrato, più spettinato del solito. Non mi sto curando neanche la barba, cioè sono veramente devastato, però adesso dovrebbe essere solo raffreddore, teoricamente, dovrebbe essere solo raffreddore. Grazie a tutti per la compagnia come al solito, grazie a tutti per il supporto, bacioni infiniti, buonanotte a tutti. Ciao ragazzi, alla prossima.